Le studentesse e gli studenti dell'Istituto Tecnico per il Turismo di Acquapesa hanno incontrato oggi, 8 giugno, il dottor Branda, direttore Confindustria Cosenza, e la dottoressa Perri, Confindustria Cosenza. Motivo dell'incontro? Politecnico, professionali, ma soprattutto è stato l'occasione per conoscere dal direttore Branda la bellissima ricerca I Turismi. A moderare il professore Gabriele Greco. Questo nostro incontro di stamattina, anche perché ho avuto l'occasione di conoscere questo plesso della nostra scuola di Pala, che è molto bello, sinceramente, è un pezzo di scuola in mezzo al mare, quindi da questo punto di vista siamo in un contesto straordinario che ci fa riflettere sulle grandi potenzialità che ha questa regione, questa nostra terra, che spesso noi trascuriamo e che forse anche stamattina vediamo un po' di svilupparla per concretamente vedere cosa fare, insomma, e mettere in campo idee, progetti e prospettive, basandovi su voi ragazzi che siete il futuro e speriamo di costruirlo davvero. Intanto i ringraziamenti a chi ha voluto questo incontro, a Jenny che è sparita dove? È sparita di là, arriva subito, che è un po' l'anima di questa scuola. La dimostrazione che i ragazzi hanno dato stamattina è non solo commovente, ma il riconoscimento reale di un lavoro che lei svolge quotidianamente e per la quale vogliamo unirci ai ringraziamenti che hanno fatto i ragazzi. Prima di dare la parola a Jenny, che è la nostra ospite, vorrei darla subito a Claudio Novello, che in questa sede è anche in rappresentanza della dirigente, per poi entrare nel nostro argomento di stamattina, che è questa della costituzione dei poli tecnico-professionali nella Regione Calabria, cosa su cui noi stiamo lavorando, poi ci sarà Leda e tutti gli altri che entreranno un po' nel merito. Claudia, ti prego di raggiungerci e di portarci i Sarò saluti. velocissimo. Io ritorno con piacere in questa sede, veramente un bellissimo istituto. Qui ho conosciuto questo istituto perché anni fa sono stata tutor in un progetto PON, ho già conosciuto gli studenti del territorio, siete la parte migliore della scuola e della società sicuramente, siamo convinti di questo, la professoressa Bottino lo dimostra quotidianamente, tutto quello che viene fatto è sicuramente per voi, per il vostro presente, ma soprattutto per il vostro futuro. Oggi l'incontro è importantissimo, si parlerà di turismo, abbiamo e ringraziamo il dottore Branda, la preside, la dottoressa Grossi, voleva essere qui con voi, e ringrazia il dottore Branda e la dottoressa Perri, ma per impegni sopraggiunti si scusa, ma non può essere presente. Quindi auguro buon lavoro e grazie ancora a tutti. Piacere di conoscere direttamente Sarino Branda da molti anni, per un ruolo istituzionale che svolge, sempre con molta attenzione rispetto a tutta la vicenda. Non conosco la dottoressa Perri, che ringrazio comunque per averci raggiunto qui e penso che saprà dare sicuramente un contributo serio a questa nostra ai lavori di oggi, che sono, come diceva Claudia, uno start rispetto alla possibilità di costituire questi benedetti poli e di cogliere finalmente questa opportunità. Jenny ci deve raggiungere perché gli tocca fare un saluto che non è soltanto rituale, ma penso che sia doveroso rispetto al lavoro che lei ha svolto. Grazie per aver partecipato e soprattutto grazie ai miei colleghi di Paola perché hanno creduto anche nella continuità di questo indirizzo e soprattutto in un lavoro sinergico tra la sede di Paola e la sede di Acquapesa. Quindi ringrazio anche dinanzi a tutti la professoressa Novello, il professore Apa e il professore Reda e la mia collega Claudia mi hanno accennato di questo importante progetto, così come voi sapete a me piacciono tutte le iniziative, soprattutto se le credo costruttive e che possono garantire qualcosa ai ragazzi. Ho detto subito di sì. Un
grosso in bocca al lupo, noi crediamo in questo progetto, grazie ai miei colleghi, professore Apa, professore Reda, il professore Petrone, che si stanno prodigando per questa iniziativa. Avranno tutta la mia collaborazione, perché è una cosa in cui credo fermamente. Però ritengo che stamattina stiamo facendo qualcosa di veramente interessante e di veramente bello. Io do immediatamente la parola a Carlo Reda, che farà, diciamo, la relazione introduttiva, poi ci sarà quella di Paolo rispetto, diciamo, a quello che vogliamo fare rispetto a questo progetto, e poi daremo la parola anche a qualche studente, perché noi pensiamo che debbano essere soggetti attivi in questo nostro lavoro. Do subito la parola a Carlo Reda, ringraziandolo per la perché lui è veramente un punto di riferimento nostro, cioè Carlo è quello che studia le cose, sta sempre sui problemi e riesce anche a tirare sempre dal cappello le cose più interessanti, quindi è con grande piacere che gli passo subito la parola. Essere brevissimo perché non sono esperto del settore turistico, mi trovo qui soltanto come collaboratore del dirigente scolastico, incaricato di partecipare a questo seminario che c'è stato a marzo, il 26 marzo a Lamezia, e quindi ho preso queste, ho ricevuto queste informazioni soprattutto in questa sede, poi ho approfondito perché abbiamo ricevuto diversi input, soprattutto quelli del dottore Brand presente in quell'occasione, e quindi ci troviamo adesso qui a portare un poco di riferimenti normativi. Ma soprattutto poi le esperienze fatte sul campo, praticamente come diceva il professore Petrone, condotte soprattutto dal professore Apa, perché direttamente, diciamo, pratica la scuola e l'apprendimento. Dunque l'oggetto sono appunto questi poli tecnico-professionali, e c'è un piano triennale che adesso, diciamo, è giunto nella fase di realizzazione, perché è uscito il preavviso il 31 maggio sul sito della Regione. Di questo, ecco, piano triennale, dicevo, ne abbiamo avuto conoscenza diretta nell'incontro a Lamezia, dove c'era anche l'assessore Caligiuri, il sottosegretario Ugolini, diciamo le fonti normative, partiamo dal 2006, la legge finanziaria 2007 con l'istituzione degli istituti di formazione tecnica superiore, e poi abbiamo la legge 40, articolo 13, dove si comincia a parlare di questa istituzione di poli tecnico-professionali, poli quindi costituiti mettendo insieme istituti di vario tipo, però con lo scopo unico di fare alternanza scuola-lavoro, di valorizzare le diversità che ciascuna scuola poteva portare. E siamo passati poi al decreto legge, decreto semplificazione, in cui ci si avvicina alla, poi con l'attuazione della legge 35 del 4 aprile 2012, e infine le linee guida dettate dal Ministero della Pubblica Istruzione, in cui si è data questa definizione di poli e si cita, ecco, favorire lo sviluppo della cultura tecnica e scientifica, l'occupazione dei giovani, percorsi di apprendistato, nuovi modelli organizzativi, si parla di scuola e botteghe, piazze dei mestieri, di esperienze che sono già nel territorio, forse i ragazzi hanno potuto vedere qualcosa in Italia ma anche andando all'estero, e quindi abbiamo dei modelli che potremmo seguire, quindi noi potremmo vedere quello che c'è già, quello che ha funzionato, cercare di capire come migliorarci. Abbiamo queste linee guida dove c'è questa definizione molto interessante di luoghi formativi di apprendimento in situazione, e dovrebbe essere la caratteristica che tiene insieme i vari soggetti presenti in queste reti,
Giungiamo quindi in questo percorso dopo 5 anni a questa preinformazione che possiamo anche leggere sul sito della Calabria, dove sono già presenti, ancora in via non definitiva, l'avviso pubblico, gli allegati per la domanda di candidatura dei poli e anche una serie di allegati, diciamo, delle schede dove sono descritte le caratteristiche che devono possedere le scuole e anche dei suggerimenti su come candidarsi per far parte di questa, di queste reti. Allora, in queste reti c'è bisogno di istituti tecnici e noi ce l'abbiamo, c'è bisogno di istituti professionali, ce l'abbiamo anche, ma queste sono condizioni minime, c'è bisogno di soggetti e qui abbiamo l'esperienza di fondi dirigenti, i turismi, per cui il dottore Branda sicuramente ci porterà un'esperienza fondamentale. Io sento questa responsabilità, diciamo, di cogliere questa occasione, perché abbiamo un ente formatore, fondi dirigenti, che quindi ha prodotto dei risultati concreti e sono visibili. La classe qui di Acquapesa ho suggerito di visitare il sito I Turismi, perché è una fonte di ispirazione importantissima. Quindi abbiamo già messo insieme alcune risorse fondamentali che ci siamo trovati per le circostanze tra scuola di Acquapesa e scuola di Paola. Però abbiamo adesso questa opportunità veramente da cogliere, questa esperienza che il dottore Branda e la dottoressa Perri ci vorranno regalare stamattina, e noi dobbiamo fare tesoro, perché poi soprattutto considerando che siamo di fronte a una classe che, di ragazzi e ragazze bravissime che probabilmente adesso entreranno nel circuito universitario o cercheranno un lavoro, sono delle risorse umane fondamentali su cui noi vogliamo scommettere, perché poi se si darà vita a qualcosa sul territorio che riguarderà la scuola, che riguarderà il territorio stesso, sarà soprattutto grazie a queste risorse umane che non vanno sprecate. Quindi questo è il momento importante secondo noi per la partecipazione attiva di ragazzi e ragazze che fra 15 giorni, finito l'esame di Stato, potrebbero avere un'occasione per rimanere legati non solo alla scuola ma anche al territorio, a un'esperienza nuova in cui potrebbero essere coinvolte veramente da protagonisti, perché abbiamo queste risorse e il suggerimento che ci viene dato leggendo queste linee guida è di contare su queste risorse e di farsi venire delle idee, perché mettendo insieme attraverso appunto le risorse umane soprattutto si può creare qualcosa di interessante. Io avrei concluso su questo, ecco, non entro nel merito perché ripeto, ho solo avuto questa conoscenza della base normativa che ci porta adesso a ipotizzare una nostra candidatura, e però ecco, per quanto riguarda esperienze del territorio, sicuramente oggi speriamo di avere questo contributo che ci guiderà. Quindi semplicemente credo che sia meglio passare a esperienze più concrete fatte dal professore Apa e poi il dottor Branda, che gentilmente ha pazientato. Grazie. Perché Paolo Apa, oltre che essere uno dei docenti più brillanti del nostro istituto, è anche un appassionato di videomaker, quindi in questa veste fa l'operatore e anche diciamo, il relatore. Venga a fare il relatore, però ci dia la sua scienza. Sì, grazie. Sarò veloce perché lascio la parola alle immagini, perché insomma è la codifica di un'esperienza fatta in Spagna, dove andiamo a misurare la distanza che c'è tra noi e loro. Adesso diamo a provare le immagini. Antonio Pascale Casertano è autore di un libro formidabile, Città distratta. Cito questo libro perché durante un'uscita molto presto la mattina con i ragazzi dello stage a Lloret de Mar,
un ragazzo, vedendo la spiaggia, la città e tutto quello che ci girava intorno, disse una cosa che mi ha folgorato. Questa spiaggia è così pulita che è un peccato sporcarla. Ora, questa ingenua affermazione mi ha fatto ricordare un passaggio appunto del libro di Antonio Pascale che vorrei leggervi. Leggo: io da tempo cito la cosiddetta teoria della finestra rotta. Numerosi esponenti della psicologia cognitiva hanno dimostrato che quando conviviamo con un segno di degrado, come può essere una finestra rotta, una spiaggia sporca, anche il nostro comportamento diventa disordinato, negletto, trascurato. Così un muro scrostato pare che solleciti più di altre pareti più levigate la tentazione di scriverci sopra. Insomma, sembrerà strano, ma per salvaguardare un monumento occorre prioritariamente fornire la sensazione che sia protetto, altrimenti è come se lo condannassimo anzitempo ad un declino inarrestabile, causa della indifferenza che sprigiona intorno a sé. Ora, basta guardare le nostre spiagge e ci accorgiamo che quello che dice Antonio Pascale, ma quello che ha detto il nostro amico, sono veramente parole profetiche. Il fatto che secondo me qui si vive. Si vive? Si vive in tutti i sensi. E non si spende molto? No, sì, si spende, però si vive in tutti i sensi qui. Siamo in Costa Brava e qua non c'è solo mare, divertimento, ma c'è anche tanto servizio e tanta accoglienza. Mi hanno colpito molto i servizi per i disabili. La spiaggia pettinata tutti i giorni. Parlavi di Cleto, Cleto ha un bellissimo castello, è frequentato questo castello? No. Peccato. No. Le spiagge sono pulite come quelle di Tossa de Mar? No. Assolutamente no. Per niente. E allora che cosa? Abbiamo anche visitato le spiagge che ci hanno colpito molto, soprattutto per quanto riguarda i disabili che possono accedere liberamente senza alcuna difficoltà, mentre da noi ci sono molte difficoltà e questo ne possiamo far tesoro. Dobbiamo imparare e dobbiamo prendere esempio da loro. La differenza del turismo che c'è fra Lloret de Mar, Barcellona e Tossa de Mar che abbiamo visitato. Qui a Lloret de Mar troviamo un turismo molto di massa e turismo scolastico perché incontriamo tantissimi ragazzi che vengono qui per divertirsi ma anche per conoscere quello che è il posto, perché abbiamo la montagna qua vicino, abbiamo anche il mare, spiagge bellissime, ma soprattutto abbiamo tantissimi servizi che vengono offerti a tutti i turisti. Viene destinato alla maggior parte delle persone di tutte le categorie, persone che magari hanno bisogni più particolari come per esempio disabili o diversamente abili appunto, oppure per le famiglie, sono servizi insomma che vengono offerti per tutti, cioè tutti devono avere la possibilità di trascorrere qui una buona vacanza. Ho notato un cartellone che posto proprio all'inizio del lungomare, dove vengono indicati tutti i tipi di servizio che la spiaggia offre, e appunto come dicevo prima servizi destinati alle mamme che magari devono allattare o alle persone diversamente abili, e soprattutto ho notato come la spiaggia viene mantenuta, come viene pulita, perché ogni mattina qui puliscono la spiaggia e puliscono la strada proprio per dare modo ai turisti di non avere nessun tipo di problema. Con il sorriso. L'accoglienza significa anche
un ambiente adeguato per dei soggetti come Francesco, che non c'è. No, lasciatemi dire. Un ambiente adeguato a prescindere, perché se non è più a prescindere. È un ambiente adeguato, questo perché ve lo dico, perché io immaginavo il Santa Caterina all'avanguardia, perché è un albergo 5 stelle, 4 stelle, non so. 5 stelle. 4 stelle, vabbè, anche 4 stelle. Ci sono delle regole da osservare. Io conoscevo il Santa Caterina alla nascita ed è rimasto tale quale come ora, tranne qualche rifacimento in qualche bagno. Però dirmi che il bagno che ci hanno, la stanza che noi abitiamo in questo momento è adeguato per dei disabili, questa è una grossa panzana, perché ci si deve mettere in testa che è un diversamente abile, ha delle esigenze come diverse. Gli altri, si lava, perché il mio figlio si lava. Se io vado nel bagno lì e trovo uno scalino di 20 centimetri, un ragazzo nella doccia, un ragazzo come Francesco, come fa? Ma neanche volendolo prendere in braccio io ce la farei, ci vogliono due persone. E senza un sedile dove potersi sedere, perché Francesco purtroppo non sta in piedi. E quindi è assurdo un turismo accessibile dalle nostre parti, almeno per gli ambienti che io ho visto in questi anni. E non è che la Bruca sia stato tanto diverso, però era più accessibile, nel senso che gli spazi erano un po' più ampi. Però niente di adeguato per un diversamente. Non viene costruito nulla con quella luce. Mi meraviglio, perché voi siete presidente del coso albergatori e dovreste un pochettino comprendere. Perché da noi non si deve vivere soltanto di apparenze. E un diversamente abile oggi vive, gira, studia. Quindi anche la scuola, quando organizza qualcosa per un diversamente abile, non per Francesco, per un diversamente abile, che io mi auguro non ce ne siano più dopo Francesco in quella scuola, come in tutte le scuole, però questo purtroppo non lo possiamo, lo dobbiamo anche smentire alcune volte. Deve preoccuparsi che sia tutto a norma per lui e che il resto della comitiva possa adeguarsi agevolmente a lui, non lui al resto della comitiva. Un istituto tecnico, a differenza di istituti professionali, è un tipo di scuola che indirizza lo studente verso lo studio applicato e pratico della tecnica. La tecnica, concepita come l'uso logico ed appropriato di strumenti per ottenere un risultato date delle premesse, sono le caratteristiche comuni del percorso formativo di un istituto tecnico. Ogni istituto tecnico si differenzia dall'istituto professionale, principalmente per la preparazione congiunta tra teoria e pratica, che garantisce una base tale da consentire l'accesso all'università. L'Istituto Tecnico per il Turismo è uno degli indirizzi per una scuola superiore. Lo studente può scegliere se iscriversi senza difficoltà a qualsiasi facoltà universitaria o lavorare nel mondo del turismo. Gli istituti tecnici per il turismo sono una ventina scarsa in tutta Italia, per questo motivo l'indirizzo è poco conosciuto. La qualità principale di questo istituto è la suddivisione e l'approfondimento di discipline turistiche che permette una maggiore specializzazione nel mondo del turismo. L'ITT, così abbreviato nel linguaggio comune, offre una grande formazione didattica. Vengono studiate discipline che oggigiorno sono fondamentali, come le lingue, l'inglese e francese, con la scelta di una terza che può essere o spagnolo o tedesco. Discipline turistiche che consiste principalmente nello studio dell'economia del turismo e infine diritto che verte nella legislazione del mondo turistico, delle strutture ricettive e di tutti gli enti che si occupano di questo servizio. L'Italia potrebbe vivere solo di turismo, abbiamo bellezze naturali, siti archeologici, reperti storici. Se solo ci fossero persone qualificate e soprattutto diplomate in questo settore, potrebbe l'Italia crescere a livello turistico e quindi evidenziare le qualità della stessa. Tanti giovani, oggi disoccupati, che scelgono di abbandonare la propria terra per andare in cerca di lavoro, potrebbero, anzi dovrebbero, valorizzare e valorizzarsi, formando gruppi di lavoro che si basano su quello che l'Italia ha, ma non sfrutta, un territorio ormai abbandonato. Nuovi e sempre più operatori tecnici turistici potrebbero cambiare le sorti del nostro paese. A questo punto raccontare in poche pillole la mia esperienza, che è un'esperienza che ho vissuto da
formanda, nel senso che nell'ambito di questo progetto che adesso il direttore da un po' illustrerà, io ho coordinato la regione, i partecipanti della Regione Calabria in questo progetto di apprendimento che è durato più di 3 anni. Ci siamo trovati in quasi 60 tra dirigenti, manager e rappresentanti delle associazioni degli industriali di cui io faccio parte, per approfondire le nuove tematiche del turismo. Da qui l'idea del nostro direttore, che ha coordinato il progetto a livello nazionale, essendo lui stesso stato l'ideatore di questo progetto, di dargli questa denominazione precisa, i turismi, proprio perché non si può più parlare in maniera generalizzata del turista o del turismo, ma esistono tanti tipi di turisti, tante quante sono le esigenze delle persone che vanno a fare una nuova esperienza per tornare arricchiti, per stare meglio di come si sta a casa propria, ma per apprendere nuove cose e scoprire quello che c'è intorno, vicino e lontano da noi. I turisti sono tanti, c'è il turista sportivo, il turista che si muove per andare a scoprire le bellezze culturali, teatri, nuovi paesaggi, nuove città, va alla scoperta di, vuole approfondire delle cose culturali dal punto di vista della pittura, della scultura, ma anche solo stesso capire come vivono delle altre popolazioni, delle altre persone, o coloro che si muovono perché hanno lo scopo di conoscere più da vicino la natura, il mare, eccetera, eccetera, la montagna. Quindi i turisti sono tanti e il turismo non è indifferenziato. Per poterlo capire, per poterlo trattare come settore economico che genera economia, che porta sviluppo sui territori, va capito, va analizzato, va aggredito con politiche e strategie puntuali, precise, con una politica ovviamente nazionale che deve dettare gli indirizzi specifici, e poi va calato sui territori e insieme rappresentanti delle istituzioni, rappresentanti della politica, imprenditori, scuole, giovani, stakeholder, quindi coloro che nella società hanno un qualunque ruolo, anche i rappresentanti di un'associazione di volontariato che promuove cultura sul territorio, ecco, insieme si deve costituire una rete, si deve costruire una rete per individuare delle politiche precise. Quello che noi abbiamo fatto attraverso i turismi è stato quello di mettere insieme 6 aree del sud Italia a potenziale turistico alto, che potessero ragionare insieme per creare un marchio Sud Italia. Proprio perché il turismo è cambiato e adesso coloro che vogliono mettersi in movimento lo fanno senza tour operator, senza le agenzie di viaggio, lo fanno direttamente andando su internet e studiando, ipotizzando un percorso quasi fai da te a misura delle proprie esigenze. E proprio perché ci sono queste nuove tendenze, che si devono costruire dei percorsi ad hoc e bisogna comunicare il proprio territorio bene, bisogna commercializzarlo proprio come se si trattassero di questioni aziendali, di questioni economiche importanti tanto quanto quelle del settore più propriamente industriale, del manifatturiero e di tanti altri settori. E allora i 64 persone, 65 ci siamo messi insieme, abbiamo studiato per 3 anni perché diamo molto valore alla formazione continua nell'arco di tutta la vita, quindi qui mi rivolgo ai ragazzi dicendo che l'esperienza di studio non finisce a scuola e non finisce all'università per coloro che vorranno andare all'università, ma che dura, diciamo, per tutto l'arco della vita. E abbiamo ipotizzato, costruito insieme dei percorsi per il Sud Italia e abbiamo fatto anche delle visite, delle site visit, così come l'avete voi realizzata nella bellissima costa spagnola, e per capire cosa gli altri territori sono in grado di offrire meglio di noi e cosa a noi manca per diventare competitivi,
perché adesso il turista ci sceglie via internet, ci sceglie per pochi giorni, quindi la vacanza si è ridotta molto, ma ci sceglie, ha la possibilità di sceglierci più volte durante l'anno. E adesso non si ci muove per fare la vacanza di un mese ad agosto e basta. La tendenza dei turisti, dei turisti internazionali, è quello di stare 4-5 giorni in un posto in un determinato momento, di riandare, di rimuoversi magari dopo 4-5 mesi, di verificare se ci sono voli low cost perché il turista vuole spendere di meno nei movimenti, nella logistica, ma vuole fare esperienze diverse quando poi si trova sui territori, e quindi insomma bisogna offrire loro diversi itinerari, diverse possibilità, e soprattutto bisogna offrire ai turisti delle esperienze, perché quello che vogliono fare adesso i turisti è sempre di più tornare a casa con un qualcosa, con un sapore, un'esperienza che si è fatta, è pratica, cose magari a cui noi annettiamo poca importanza, ma che per altri, vivendo in contesti diversi, possono risultare davvero valori e arricchimento. L'Italia, lo diceva anche la studentessa prima, è al quinto posto per arrivi turistici a livello internazionale, con i beni che noi abbiamo a disposizione dal punto di vista dell'archeologia. Pensiamo anche proprio ai nostri territori, il mare, la montagna, l'archeologia, siamo insomma sito della Magna Grecia per eccellenza, con le produzioni tipiche di eccellenza che abbiamo dall'enologia a, penso a, che ne so, alla liquirizia, ai salumi di Calabria, ai nostri formaggi, insomma quello che è in grado di offrire il territorio, che deve essere trasformato ovviamente secondo i dettami della qualità e dell'eccellenza, diciamo il nostro territorio può davvero essere competitivo. E in questo discorso ad esempio si cala un'altra esperienza, e con questo chiudo passando la parola al direttore. Noi come Confindustria abbiamo voluto promuovere un progetto di alternanza scuola-lavoro per gli istituti della ristorazione con gli chef del consorzio Assapori, che è un consorzio che noi stessi abbiamo promosso, che è a livello regionale, che riunisce 15 tra i migliori ristoratori della Calabria, almeno seguendo i parametri delle guide che diciamo hanno una loro giustificazione, nel senso che sono in grado di indirizzare tanti turisti. Ebbene, questi ragazzi di 11 istituti alberghieri hanno fatto esperienza presso i ristoranti, alcuni stellati anche in Calabria, cioè che godono della stella Michelin o comunque di tanti altri riconoscimenti, e hanno fatto un'esperienza sul campo. Noi dobbiamo favorire sempre di più quindi questa alternanza scuola-lavoro, far fare ai ragazzi delle esperienze pratiche che possano dare loro la dimensione del lavoro. Il lavoro è fatica, ma è anche arricchimento, è anche soddisfazione, e ci fa crescere, ci aiuta a crescere. Quindi questa regione ha altissime potenzialità attraverso l'istituzione dei poli turistici. In questo settore possiamo specializzarci, a partire proprio dai banchi di scuola e dalle esperienze che possiamo maturare nelle aziende. Si tratta di investire tempo, volontà e di crederci veramente, perché possiamo davvero riuscirci. Grazie a voi per avermi ospitato. Di avervi costretto un sabato mattina, la scuola praticamente finita, ma purtroppo è l'unica possibilità che ho di fare movimenti. Però vi ringrazio anche per avermi fatto scoprire che anche le vicepresidi hanno un cuore, no? Lo slogan, lei ce l'ha troppo. Volendo fare uno slogan mi sarebbe venuto di fare anche le vicepresidi hanno un cuore, perché ai miei tempi di solito non era tanto terribile il preside quanto la vicepresidente, un po' come nelle famiglie il gioco fra l'autorità paterna e la confidenza e la disciplina materna, insomma. Volevo, ascoltando sia gli interventi che poi anche le interviste, non so dotare del video, vorrei provare a fare con voi non tanto una illustrazione del progetto turismo, ma giocare un po' in parallelo, anche perché non dimentichiamo che il tema della giornata è come costituire i poli formativi,
Allora, posso, comincerei da qui. Voi avete sentito la dottoressa Perli che il progetto di turismo, come avete visto, il progetto di turismo è un'iniziativa interregionale. Sono sei territori, sei aree, tutti quanti di posti particolarmente vocanti, se volete anche più di noi. No? Noi pensiamo di avere, siamo naturalmente vocati per il turismo, però poi quando ti metti a confronto con lo Stiamo Alfitano, piuttosto che con Nord Sardegna, Siracusa, forse qualche cosa dobbiamo riguardarla. Però come vedete sono sei aree ed è un esperimento pilota, non era per chiuderlo a queste sei aree, per renderlo, per estenderlo a tutto quanto il sud e fare un marchio sud, perché comunque qua, anche non una provincia, non un territorio, anche una regione singolarmente presa rispetto a quello che è il flusso del mercato turistico internazionale è assolutamente poca cosa, nulla. Per cui pensate per un attimo, quindi andiamo, uso questo per fare il parallelo, perdonate se provo a giocare questa doppia partita, i poli scolastici, i poli formativi. Allora, io sto sentendo di ogni istituto, altre cose, quando abbiamo fatto l'incontro a cui faceva riferimento prima il professor Eda, l'ipotesi è che proviamo a fare i catalizzatori per mettere intorno allo stesso tavolo tutti quanti gli istituti che ci sono, parliamo della provincia di Cosenza, provando per una volta non a giocare come facciamo noi ad escludendum, cioè io contro di te, io mi chiudo le mie cose, io tanto so fare tutto. No, proviamo. E quindi diciamo la logica del campanile, la concorrenza del campanile, proviamo a mettere insieme, valorizzare le eccellenze di tutti, per cui ognuno si specializza su una cosa. Anche perché sui poli non sono solo le scuole, bisogna mettere dentro le aziende e bisogna mettere dentro anche la filiera agroalimentare, perché il turismo, come sapete, dà ricchezza sul territorio solo se è legato con le produzioni locali. Diversamente, e possiamo parlare di questa zona, passano persone, turisti, definiamo come vogliamo, quindi possiamo dare il nome che vogliamo, restano quartieri sul territorio? No. Se uno si illude che fare turismo è fittare la casa a luglio, ad agosto, la stagione una volta, piuttosto che a luglio, piuttosto che ad agosto, a qualcuno che passa, poi però se vedete tutti i dati macroeconomici, parlo di quest'area, non parlo di un'altra zona, non c'è un solo indicatore che si accorge di questo aumento della popolazione, cioè cresce di 15 volte, cresce di 20 volte, anche di più in alcuni casi rispetto alla media degli altri 10 paesi, però non c'è nessuna variazione significativa degli indicatori macroeconomici, quindi questo vuol dire che non portano ricchezza sul territorio. Probabilmente, perdonatemi la battuta, ma io dico, evidentemente si portano dietro anche la carta igienica, cioè probabilmente al di là del latte, se bevono latte fresco e non è quella lunga conservazione, qualche pizza e qualche gelato finisce tutto lì. Però chiedete ai sindaci, oppure mettetevi dalla parte del cittadino, che cosa significa questo in consumo di risorse per il territorio, cioè comunque poi è quel territorio anche la veste in questo caso dell'amministratore pubblico, e poi devi smaltire i rifiuti, devi garantire l'acqua, devi la viabilità, no? La pulizia della spiaggia, ci cioè sono tutte cose. Chi le fa? Chi le fa? Cioè, allora chi te le paga? Cioè, io sono un sindaco illuminato, so che il mio Acqua Appesa d'inverno fa 3.000 abitanti, l'estate arriva a 80.000 abitanti. E quindi penso che per luglio e agosto devo smaltire i rifiuti per 80.000 persone. Che faccio? Dimensiono il mio impianto di depurazione o di smaltimento per 80.000 o per 3.000? Lo faccio per 80.000. E per gli altri 10 mesi che faccio? Voi sapete che queste cose funzionano solo se sono dimensionate, se lavorano a regime. Se non vanno a regime, allora che cosa faccio? Sì, certo, ci sono i sistemi modulari, i sistemi consortivi, sono tante cose, significa ragionare e pensarci, però in linea di massima, io questo mi metto, è facile stando da questa parte, però della pubblica amministrazione, però mettiti dall'altra parte, questo che fa? Perché non c'è una visione
una visione, né del turismo né dei turisti. Adesso la vediamo, questa la vorrei poi declinare andando avanti con voi, per fare una questione che secondo me è fondamentale, che è una delle cose che voi avete colto nel viaggio in Spagna, cioè confondere il turismo, approcciare il turismo in logica di prodotto piuttosto che in logica di servizio. Cioè in logica di prodotto è: c'hai la casa, c'hai il tetto, hai il letto, ti do il mare, finito là, che cosa vuoi di più? Invece la vostra amica ha detto: qui si vive in tutti i sensi, e quello è qualcosa di più, cioè non è avere un posto dove dormire, un bagno pulito e il mare, è avere soddisfatto l'aspettativa o l'esigenza della ragazza. Quello che diceva prima la dottoressa Perri, probabilmente partendo e andando in un altro posto, l'esperienza, no? Ha fatto un'esperienza diversa, probabilmente avrà visto locali diversi da quelli che era proprio si aspettava, no? E quindi questo era, ha soddisfatto la sua aspettativa. Però se vuoi soddisfare l'aspettativa del turista, se vuoi attirare il turista, se vuoi fare quello che avete sentito, promuovere ma anche commercializzare, e devi fare più cose. La prima cosa, devi suddividere io sento che avete fatto un po' di economia, quindi se vado su qualche termine un poco troppo tecnico, intanto mi dico parlante, poi bloccatemi che io non ho detto. Però suddividere il segmentare il mercato, se tu vuoi costruire la tua offerta, non puoi pensare che sia indifferenziata e che vada bene per tutti. Avete sentito prima il caso del ragazzo diversamente abile, cioè se io penso di fare un borgo o un albergo solo per coppie senza figli, allora no, però se penso di farlo per le famiglie, mi devo preoccupare che ci saranno bambini che hanno bisogno di accoglienza, di avere persone che possono avere possono essere portatori di handicap e varie altre cose, dal seggiolone per un bambino ci devo pensare. Se invece penso no, senza animali e senza figli, allora ti costruisci un'offerta e sai che vendi solo a quelli, non è che pensi di vendere altro. Cioè tutto quanto deve essere organizzato e deve essere armonizzato. Cioè se io dico al turista: vieni, se voglio attirare un turista, intanto chiedo qual è il turista. Ecco perché, come diceva la dottoressa Perri, l'intuizione che abbiamo avuto, ormai sono passati un po' di anni, di passare dal turismo indifferenziato ai turismi, cioè seguendo questo era passando ai turismi, perché non tutti vogliono fare la stessa cosa, cioè probabilmente guardando anche quello stesso microcosmo che erano le ragazze che sono andate in Spagna, una pensava probabilmente a vivere, cioè probabilmente per lei vivere sarà stato andare a ballare, divertirsi, trovare cose simpatiche, probabilmente c'era qualcun altro che gli piaceva, gli sarebbe piaciuto fare l'immersione, perché ho visto che prendo da spunto le immagini che ho visto, qualcun altro probabilmente era interessato a assaggiare una particolarità, dal prosciutto piuttosto che un'altra cosa di quella zona, però ognuno aspettava quello, e se tu li vuoi attrarre ti devi organizzare per soddisfare questa richiesta. Ecco perché c'è questa interazione tra la logica di prodotto e la logica di servizio, è quello che sentivo prima quando si parlava dell'accoglienza, non so chi di voi ha parlato dell'accoglienza, è qualcosa che è molto di più del prodotto ed è molto di più del singolo servizio, è tutto che sta insieme, cioè l'offerta, prodotto e servizio stanno insieme in maniera assolutamente coerente. Cioè è l'esempio che potrei fare: se voi andate da McDonald's, vi fanno mangiare, fate la fila, vi danno una cosa di carta con la tovaglietta, vi sedete, il bicchiere su di plastica, le posatine sono quelle che si piegano, le patatine sono quelle surgelate, però tu sei contento perché è esattamente quello che ti aspetti, paghi 8,50€, 9,50€ che sono. Se invece vieni in un ristorante, anche se vai in una trattoria di vicino a casa tua e trovi che invece delle tovaglie ti danno una cosa di carta, poi trovi una tovaglia e invece del bicchiere trovi un'altra cosa, non sei contento,
dici però hai mangiato, ma era meglio di quello, sì, però non c'è la coerenza dell'offerta, cioè io vengo in un ristorante, se vengo a tavola e mi siedo, mi aspetto di trovare tovaglie, mi aspetto di trovare il bicchiere di vetro, se sei un ristorante che fa solo pesce, mi aspetto di trovare le posate da pesce, cioè tutto quanto è coerente. Se una di queste cose non va, ecco perché dico la logica del prodotto è ma il pesce è buono, ho capito, non basta più, però il pesce è buono, non basta, quella è una precondizione, cioè il fatto che il pesce sia buono e si mangi bene deve essere una precondizione, poi deve essere coerente l'offerta, perché poi dalla coerenza scaturisce il prezzo. Avete sentito prima la dottoressa Peri quando dicevo i low cost perché i turisti vogliono pagare sempre di meno, nella realtà vogliono pagare sempre di più il giusto e oggi sono in grado di farlo perché gli strumenti informatici consentono di raffrontare, cosa che prima nessuno era in grado di fare. Cioè lo facevi tramite un'agenzia o ti accontentavi di quello che ti vendeva, se quello era bravo. Oggi sei in grado di fare il confronto da solo, a casa tua, ti siedi e dici com'è, questo è così, che mi offre questo, che mi offre quest'altro, quanto costa, vedi con le immagini come se andassi sul luogo e questo fa la differenza e questo genera una serie di cose. Quindi vedete, noi abbiamo provato, questa è la missione di questo progetto, a generare e rafforzare imprenditoria e management per lo sviluppo integrato del sistema turistico. Perché? Perché noi abbiamo valutato, guardando le esperienze del passato, che il problema non è il progetto, a volte si dice che bisogna fare bene il progetto, ma non è solo fare bene il progetto. Se poi non hai chi questo progetto lo sa realizzare e chi lo sa implementare, non va da nessuna parte. Cioè, quante iniziative anche intelligenti, anche illuministiche abbiamo avuto, però poi non avevamo chi questo progetto lo sapeva portare avanti. Allora, una delle cose innovative di questo progetto di turismo è stato quello di averlo fatto crescere insieme ai manager, cioè insieme a quelli che avrebbero dovuto poi implementare in seguito il progetto. Cioè, se volete andare ancora più a cascata e allargare la base di questa ideale piramide, fare crescere classe dirigente, fare crescere ancora di più cultura dell'accoglienza, cultura del turismo, cultura della valorizzazione del territorio. Quindi io non ve le ripeto, le leggete anche lì, preferisco andare. Quindi, dopodiché ci sono una serie di problematiche che riguardano l'economia del turismo. Intanto, se ti sei posizionato ed hai segmentato il tuo possibile mercato, hai deciso che vendi alle famiglie piuttosto che agli sportivi, piuttosto che il turismo religioso, no? Pensate, San Francesco di Paola a due passi, sapete che è uno dei santi più venerati nel mondo, beh, io credo che voi potreste essere testimoni, io lo faccio da osservatore esterno, anche se io sono originario del Tirreno, io sono nato a Longobardi, mia madre è Longobardi, mio padre è di Bonifati, quindi io non sono distantissimo da quello. Mio fratello. Poi sapete che San Francesco di Paola è uno dei santi più vecchi. Sulla ricorrenza dei 500 anni, no, tante cose, un flop clamoroso. Perché il flop clamoroso? Perché invece di giocare ad includere, si è giocato ad escludere, per cui se lo vedete dai paolani, Acquapesa già è troppo distante, ma se voi andate in una cosa qualunque, vi dico una cosa non con questo, pensate al turismo religioso, quindi se io vengo e mi muovo magari dal Sud America per venire a venerare San Francesco e mi faccio tanti chilometri, intanto sono spinto da una forte spiritualità, no? Quindi sarei disposto a credere. Però pensate, una cosa, in Italia, a Verona, la fiera del vino, chi va alle spiagge, i visitatori che vanno a Verona mettono in conto negli alberghi convenzionati, ci sono alberghi ad 80 km, a 70 km, eppure fanno parte del sistema, perché lì vende il sistema dell'accoglienza. Cioè, se fai una cosa di questo genere, o sei in grado di ospitare 10.000 persone, 20.000 persone, o non vai da nessuna parte. Allora, dici, posso fare, ritorniamo al discorso dei depuratori,
un albergo, 20.000 posti letto solo a Palla e poi a chi le vende? No, lo fai in maniera diffusa. Cioè, Amantea, piuttosto che Diamante, piuttosto che Scalea, continuano ad essere, piuttosto che Cosenza, potevano far parte del circuito dell'accoglienza, perché comunque per chi si muove il valore assoluto non è la distanza, è il tempo. Quanto tempo ci impiega per arrivare? No, quello è. Allora pensate, uno che si partiva dal Sud America, se si preoccupava di dover fare da Acquapesa a Paola per andare a venerare San Francesco. Invece noi siamo stati bravissimi, no, anche in questo, per cui quello già il confine, già fu scaldo, no, poi non c'entra da niente, San Francesco è nostro. Cioè questo è per dire quali sono le criticità che vanno vinte. Quindi sono, ve le preferisco raccontarvelo andando dietro alle vostre. Quindi vi dicevo, questa è una delle innovazioni. No, io ho segnato un'altra cosa interessante sempre sulla site, sulla visita che avete fatto voi in Spagna. Il fatto che una ragazza ha detto questa è una spiaggia da turismo di massa. Quindi la cosa che io mi sono segnato per farvi riflettere, quel tipo di organizzazione con la spiaggia pulita, con i bagni puliti, con quella cartellonistica chiara, con la raccolta differenziata dei rifiuti messi con i bicchieri che raccoglievano la carta, la plastica, eccetera, eccetera, non era per la spiaggia d'elite dove andavano quelli che pagavano 3.000 euro al giorno, no, l'avete detto voi, era per la spiaggia di massa. Era una spiaggia di massa, che in fondo è quello che noi oggi purtroppo continuiamo a fare. Cioè noi facciamo una offerta turistica di tipo più che tradizionale, proprio di frutto della conservazione. Cioè, sì, cioè noi siamo là, che il turismo di prossimità, cioè erano aspettati quelli della città o quelli che tornavano, l'immigrazione che lavoravano a Roma, ma erano i locali, erano sempre quelli di qua, che tornavano, gli fittavi la casa e che gli aveva dato la casa, gli aveva il mare, che volevano di più, no? Torni qua, ti do la casa, ti do il mare, che vai cercando più. Non è più così. Allora, avete visto anche per un'offerta di massa come ti devi organizzare. Se pensate invece che noi, l'avete sentito dalla mamma di Francesco, che perfino un albergo importante, noto, sicuramente uno dei migliori, se anche uno di quelli meglio attrezzati sulla costa, più bello, si perde su alcuni dettagli, che cosa può significare? Ma io vi dico di più, se voi vi spostate a Tropea, io l'anno scorso ho avuto una riunione a livello regionale sul turismo con i principali operatori di Tropea e c'era uno di questi signori che si lamentava del fatto che lui fino a metà luglio aveva venduto tutto, compreso i sottoscala, da metà luglio in poi non riusciva a vendere più nulla. E te non ti chiedi il perché? Dici no, veramente no, non ti dici solo di raccontare. E tu perché? Dico, il problema qual è? Che da metà luglio in poi tu hai il turista più esigente, cioè quello che è disposto a pagare di più, però ovviamente vuole anche un'offerta che sia adeguata a quello che lui ti dà. Se tu sei rimasto, vi garantisco che è così, con gli interruttori elettrici, i bagni, i lavandini, i rubinetti, gli specchietti che oggi nessuna casa nostra vorremmo più, cioè non ci sono più nemmeno stati una campagna cioè, ancora degli anni 60, degli anni 50, e dici ma questo è Tropea, ho capito, ma perché Tropea cosa pensi di essere? Vedendo la logica di prodotto, vuoi venire a Tropea, devi venire qua, ma la gente va ad Abu Dhabi, va, si muove alle gira guardando oggi e scopre che costa di meno probabilmente che andare a Tropea. Quindi lui intercettava la parte bassa ancora, ma il turista più selettivo, quello che crea valore, quello che porta ricchezza ai territori, era andato via e non c'era più. Io mi sto allungando e mi fermo qua, quindi semmai la cosa tanto la logica dei turismi era essenzialmente questa. Poi ripeto, nella sostanza si è arricchita di un percorso di formazione, come avete sentito dottoressa Perri, ha tirato fuori
una serie di prodotti, ma soprattutto una cosa importante sulla quale io vi invito a riflettere, vi lascio quel messaggio finale, soprattutto nella logica della costruzione dei poli, perché ripeto, l'obiettivo di oggi secondo me è essenzialmente questo, quello di creare la destinazione turistica. Oggi lo sentivamo nei giorni scorsi in questo importante convegno a Roma di Federturismo, la domanda che ci facciamo tra di noi non è dove sei stato, che cosa hai fatto. Quindi è quello che diceva la dottoressa Pelle, la ricerca dell'esperienza, non è tanto il buon. Quindi questo vuol dire che non vendi più necessariamente il territorio, non vendi solo il territorio, non basta più. Deve essere riempito di contenuti, cioè servizi, devi creare quello che chiamano i venditori, il prodotto, cioè che io vengo lì, d'accordo, ma poi che mi fai fare? No? Torniamo alla ragazza della vita. Sì, il mare, ok, ammesso che sia pulito, perché no? Il problema nostro è che c'è anche questo. D'accordo l'alloggio, ammesso che abbia gli standard che io mi aspetto, poi uno, due, cioè, dopo che faccio? No? Mangio anche bene, d'accordo, poi cioè questo è il mi devi convincere perché dovrei venire da te. E allora questo è quello, è la creazione della destinazione, la creazione del prodotto nei fatti è secondo me quello che utilmente potrebbero fare i poli, cioè mettendo insieme più livelli. Questo livello io l'ho sentito dalla poesia che avete letto dalla professoressa, ma anche dalla risposta. Questo è un livello educativo e formativo, cioè qui che si formano le persone, qui anche che si forma la visione, cioè la capacità di lettura del contesto esterno. Dall'altra parte si mettono le aziende, quindi in questo caso fate un ideale incontro fra domanda e offerta, cioè la scuola che dovrebbe formare chi poi persone che vanno si affaccia al mercato del lavoro come lavoratore dipendente, ma come imprenditore potrebbe essere, e dall'altra parte la domanda, cioè che cosa c'è fuori, che cosa serve, quali sono le professionalità che servono, quali sono le specializzazioni che servono, e dall'altra parte l'integrazione con il territorio, il prodotto che sia a valenza storica, artistica, culturale, monumentale, religiosa, gastronomica, tutto quello che è, però insieme costruire quella che è la destinazione che può essere proprio commercializzata. Questa è la chiave del vincente, questa è la chiave del futuro. E voi, mi rivolgo in questo caso ai ragazzi, che siete la parte essenziale, cioè la parte soft, senza le macchine sono uguali dappertutto, però le macchine senza la parte soft non vanno da nessuna parte. La parte soft, ve lo siete detti, ma mi fa piacere ricordarlo in misura anche in questo caso da genitore, ognuno di noi è un insieme di competenze e di conoscenze, questo è il nostro patrimonio. E come avete sentito dalla dottoressa Perri, i patrimoni possono essere dissipati, possono essere investiti e implementati. Questo è quello che voi dovete fare, cioè nell'arco della vita investire su voi stessi e implementare questo patrimonio. Questo è quello che è la chiave vincente di quello che io vi sento di dirvi, e dal punto di vista professionale e no, a margine ma non tanto anche come genitore. Grazie e in bocca al lupo. Come il tuo intervento è stato assai interessante e anche, voglio dire, non rituale, cioè penso che sia stato... Sì, ciò che sono state le vostre battute mi hanno portato. Sì, no, diciamo che abbiamo fatto, penso che Santi abbia fatto un buon lavoro. Siccome noi concretamente andiamo a costruire poi un progetto per stare dentro i poli, un altro aspetto che secondo me può chiedere il tuo parere, su cui secondo me bisognerebbe lavorare molto, lei ci ha fatto cenno tu e io sono d'accordo, e anche la questione dell'amministrazione locale, cioè se dentro questo quadro, questo lo promuove la regione Calabria, benissimo, però c'è tutta questa articolazione di comuni, perché poi qua il mare, io sono contro la retorica del mare sporco, perché sai bene anche cosa c'è dietro,
il meccanismo con gli anni in Calabria riesce il rapporto per cui il mare è sporco, ma in realtà poi vado al Rimini e il mare è 10.000 volte più sporco, quindi c'è tutto un problema di come anche l'imprenditoria calabrese si difende rispetto a questo schema. Ma se noi riuscissimo a mettere insieme dentro questo quadro anche un ragionamento che coinvolga gli amministratori locali, per i quali oggettivamente, come dici tu, cioè noi abbiamo un'imprenditoria locale che è quella che è, che comunque voglio dire è la base elettorale poi anche di questi amministratori, e dall'altro lato c'è il fatto di avere solo danni e non quindi se in questo progetto ci sono i margini e le possibilità magari anche di articolare, noi in bando non l'ho visto diciamo con attenzione, ma se riuscissimo a metterli insieme anche loro in questa cosa, penso che possiamo fare un passo in più, perché è un problema anche di cultura politica in questo terreno. Questo enorme patrimonio di case, mi ricordo qualche anno fa si era fatta l'idea di utilizzare il patrimonio delle case sfitte, perché poi anche questo problema c'è. Gran parte di questo grande patrimonio abitativo che abbiamo tutto in rete, a parte che è abbandonato, molta gente manco li viene, metterli in rete e fare le situazioni degli alberghi, anche su questo ci vuole un ragionamento, su cui c'era un progetto che aveva fatto la Regione Calabria, che poi con molte cose la Regione Calabria cambia un'amministrazione, cambia l'assessore, cambia dirigente, cambia, quindi va perduto. Se riuscissimo a farlo partire dal basso, forse questa volta ce la si può fare. Ti chiedo un parere su questo. No, è una cosa assolutamente indispensabile, perché tutto quello che presuppone cultura presuppone condivisione, cioè deve essere una cosa che è in ognuno di noi, cioè che comincia dal non buttare la carta per stare pulita al muro scrostato e finisce la sensibilità politica. Cioè se io sindaco di Acquapesa non penso che il turismo può essere una cosa importante e che ho nel mio comune una struttura scolastica che e faccio finta che non ci sia, o la tratto come una scuola come tutte le altre, una cosa avulsa rispetto, e non penso che quello può essere uno dei semi che tu getti e che da cui possono germogliare poi il futuro del tuo posto, perché lo dicevi proprio tu prima, e se io non mi preoccupo di creare le condizioni ideali per poi far rimanere qui le competenze che ho formato, io nei fatti mi sto impoverendo, sto investendo risorse a vantaggio di qualcun altro. È vero che oggi la mobilità, l'economia globale, tutto quello che volete, però c'è anche un altro fatto: nell'era di internet si lavora molto, molto in remoto, non c'è bisogno di spostarsi, e se io fossi un imprenditore di Milano e dovessi assumere delle persone a Milano, so che mi costano, perché mi deve garantire. Se invece queste stesse persone potessi farle lavorare in remoto, mandandole poi via internet, stando a Corbeso, piuttosto che a Cosenza, mi costerebbero notevolmente di meno, stando nel loro ambiente probabilmente mi renderebbero molto, molto di più. Però che cosa, qual è il discrimine? Perché io dovrei venire a cercare un lavoro? Perché oggi le grandi aziende, i grandi gruppi investono sulle competenze, non più sulle opportunità. Cioè una volta la differenza è questa, le opportunità erano vado dove mi danno i quattrini per costruire il capannone, lo scatolone. Oggi lo scatolone non gli può fregare di meno a nessuno, perché siamo nell'era della fabbrica virtuale, dove con le stampanti 3D voi potete da qua fare da questa scuola, in questa mattina abbiamo progettato e realizzato questo microfono, lo inviamo e con la stampante 3D dall'altra parte il nostro cliente a Singapore e vi garantisco che non è proprio fantascienza, perché non sarà applicabile per tutto, ma vi garantisco che già esiste e già lo fanno. Quindi allora, questo è quello che ti sposta, quindi io mi sposto se ci sono le competenze, vado verso le competenze, non verso chi mi regala lo scatolone mi interessa di me, se poi non so chi metterci dentro che faccio?
non serve a nulla. Quindi questa cosa che dici tu è indispensabile, perché alla fine, vedete, noi possiamo fare tutto quello che vogliamo, tutti i ragionamenti più belli del mondo, però poi se non esistono politiche coerenti non si va da nessuna parte. Allora in questo però io dico un minimo, se ognuno di noi prova ad essere, a fare il salto, non solo cittadino ma proprio dopo quella parte, ad essere anche classe dirigente, dobbiamo anche provare a cambiare la nostra domanda nei confronti, cioè, dell'interlocutore politico, cioè lo dicevate voi prima. Poi però questi sono gli elettori, questo è il bacino elettorale. Allora se gli elettori, se noi quando siamo elettori cominciassimo a cambiare la nostra domanda, probabilmente piano piano riusciamo ad allargare il macchiatore. Poi sapete come sono in questi casi i processi di accelerazione, come sapete è una funzione quadratica, quindi si va più rapidamente avanti. Grazie, io penso che possiamo, se siete d'accordo, chiudere qui, non ci sono altre osservazioni.